Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti parlerò della grande truffa del debito e della moneta. Una grande truffa che si perpetua ormai da anni a danni della nostra comunità. Per capire questa grande truffa è necessario suddividere il nostro mondo in due macro sistemi. Nel primo sistema troviamo il sistema bancario, composto da banche centrali da una parte e banche commerciali dall'altra, e nel sistema 2, nel secondo sistema, troviamo invece la nostra comunità. La nostra comunità è composta dallo Stato e dai privati. I privati chi sono? Sono famiglie ed imprese. Benissimo. Tutto il denaro che entra nel nostro sistema, nel sistema della comunità, entra sotto forma di prestito, quindi entra sotto forma di debito, sul quale noi siamo chiamati a pagare gli interessi. Perché entra sotto forma di debito? Perché entra sotto forma di prestito? Perché noi abbiamo delegato la possibilità di creare moneta a dei soggetti privati. Questi soggetti privati, le banche centrali in primis, emettono moneta dal nulla a costo zero. Dietro questa moneta non c'è veramente nulla, perché non c'è più il gold standard, non c'è più l'oro. Quindi questi soggetti emettono moneta dal nulla, però per emettere moneta questi soggetti al contempo si acquistano dei titoli di debito, dei titoli di Stato. Cosa sono questi titoli di Stato? Sono dei titoli di debito emessi dagli Stati tutte le volte che gli serve la liquidità, tutte le volte quindi che le uscite statali superano le entrate. Quindi lo Stato, quando si crea questo deficit tra uscite ed entrate, emette un titolo di debito, un titolo di Stato, ricerca degli investitori, ricerca dei compratori e vende quindi questo titolo di Stato. A ritroso, è chiaramente molto più complicato di così, ma ho cercato di semplificarlo, le banche centrali quindi cosa succede? Emettono moneta, emettono 100 euro di moneta, però per emettere questa moneta devono avere nel loro bilancio 100 euro di quel titolo di Stato. Quindi la moneta sarà nella loro passività, cioè entra nel bilancio in passività, il titolo di Stato entra nel loro bilancio in attività. Su questi titoli di Stato poi c'è anche un interesse da pagare. Quindi, ripeto, le banche centrali creano una prima offerta di moneta che è molto molto esigua in realtà. L'offerta di moneta più che altro è composta dal sistema delle banche commerciali con il moltiplicatore monetario, che è un sistema abbastanza complesso. Però le banche centrali emettono una prima forma di offerta di moneta, emettono 100 per esempio e al contempo acquisiscono un titolo di Stato da uno Stato che è indebitato. Quindi uno Stato per acquisire liquidità si deve per forza indebitare e dovrà pagare anche gli interessi. Ora, questa è una prima forma di offerta di moneta ed è una piccolissima parte dell'offerta di moneta. L'offerta di moneta per lo più è composta, come vi dicevo, dal sistema delle banche commerciali. Queste banche commerciali, grazie al moltiplicatore monetario, è un concetto molto difficile e ci sono in gioco tanti variabili, anche qua ho cercato di semplificare, a fronte di 100 euro di deposito, quindi se entrano questi 100 euro nella comunità e qualcuno li deposita in banca, se c'è una riserva obbligatoria legale, facciamo finta del 10%, la banca a fronte di un deposito di 100 può mettere in riserva 10 e può riprestarne successivamente 90. Darà questi 90 a un'altra persona che li va a depositare, c'è sempre la riserva del 10%, quindi si mette 9 in riserva e la banca può prestare 81 e così via, così via, così via, finché questo sistema qua, il sistema delle banche commerciali, creerà moneta per un valore di 1000. Anche in questo caso le banche commerciali, saprai benissimo, chiedono un interesse. Quindi l'offerta di moneta entra in circolo nel nostro sistema, te l'ho spiegato, sotto forma di debito sul quale noi dobbiamo pagare gli interessi. Però nel nostro sistema non entrano gli interessi, entra solo la moneta che si è andata a creare grazie a questa prima fase e poi la fase delle banche commerciali con il moltiplicatore monetario. Solo che noi dobbiamo ripagare il prestito, quindi tutta la moneta, più gli interessi. Ma se gli interessi non sono nel nostro sistema, la vera domanda da porsi è: come paghiamo gli interessi? Ci vediamo al prossimo video. Fammelo sapere qua sotto come secondo te si possono pagare gli interessi.